Attore, azione, check! Ciao ragazzi! You're broken when your heart's not open. E insomma, oggi citazioni, Frozen, perché dove siamo? La vostra inviata di Vacanze Lombarde è esattamente nel lago di Montorfano. Faccio finta di mi immagino di essere a pagaiare sul lago quest'estate, perché questo è un lago appunto dove c'è il Lido, dove si può venire a fare proprio una vacanza lombarda in piena regola. E tra l'altro questo lago ha una leggenda, nasce da una storia, perché in pratica c'era, come abbiamo detto, il monte si chiama Montorfano, cioè poveraccio era rimasto da solo, triste e disperato, perché era stato staccato dalla tutto il resto della catena montuosa, no? E quindi rimane qui da solo, tristissimo, e piange. Quindi Frozen, broken, heart is not open, per nulla. Che succede? Che quindi piange, però, e riesce, grazie alle sue lacrime, a produrre un lago, questo lago che potete notare alle mie spalle, e in pratica si specchia, specchiandosi nel lago, vede un altro monte simile a lui e si rincuora un po' tutto. Quindi da allora, insomma, il lago diventa tutto gagliardo, contento. Essendo bello gagliardo, che succede? Che nel 600-700 viene utilizzato quando si ghiaccia, perché poi tra l'altro qui è una roba pazzesca, perché diventa freddissimo, quasi inspiegabilmente diventa freddissimo, si ghiaccia tutto, perché è sempre frozen, sempre la storia è quella, no? E praticamente cosa succede? Che nel 600-700 veniva utilizzato il ghiaccio del lago come ghiaccio, ovviamente, nel senso che lo conservavano qui e poi lo portavano, ci sono queste cave che sono ancora adesso visitate. Lo portavano tutto questo ghiaccio, lo conservavano qui e poi lo portavano a Milano. Quindi insomma, diciamo che c'era un rapporto in quel momento anche molto positivo Milano-Montorfano. Ma non sempre è stata così, perché c'è stato anche un periodo in cui Como e Milano erano un po' ai ferri corti, imbruttiti, e Giargiana, ferri corti anticamente. E praticamente cosa succede? Che non c'era comunicazione, non ce n'era. Però finalmente, insomma, come sempre, il cuore che si apre, l'amore, risolve la qualunque. E quindi in pratica, perché successe che ci fu questo matrimonio tra due casate nobiliari, una di Como e una di qua, e via, basta, pace fatta, tutti amici, tutti a posto. Quindi in sostanza, ecco, amor vincit omnia, questa potrebbe essere, diciamo, la conclusione di questa puntata sul lago di Montorfano, che potete intravedere alle mie spalle e che quest'estate vi aspetta, perché è proprio qua che vi aspetta, per delle vacanze favolose. Baci, ciao!